Ciao, sono Alice del Futuro. Ragazze, vi devo chiedere stra scusa. Stavo editando adesso il video e ho visto che non ho acceso una luce, quindi per tutto il video sarà non solo abbastanza buio, ma anche con delle ombre assurde. L'ho proprio dimenticata. Ho acceso quella da una parte e non quella dall'altra. Mi dispiace. Però, tanto il video non vi faccio vedere swatch o altro, ma è un video divertente, quindi spero che lo apprezzate lo stesso. Torno a editare. Ciao, Ciao! benvenuti a un nuovo video. Ebbene sì, sono tornate le buste sorpresa di Tiger. Queste sono quelle più piccole e ho voluto prenderle. Sono bellissime da aprire. Eppure era tantissimo che da Tiger non c'erano le buste sorpresa. Quindi oggi le apriamo insieme. Allora, possiamo scegliere di partire da quella più leggera o quella più pesante. A quale partiamo? Partiamo da quella la mia di qua. Ok, allora è ancora chiusa, è bella pesante e adesso andiamo ad aprirla. Sto distruggendo la confezione. La sto proprio distruggendo. Ecco, diciamo che normalmente le vedevo aperte, chiuse con le graffette. Chiuse con la loro colla, posso dire che è davvero una super colla. Prima voi, poi io. Ok, e adesso facciamo così e guardiamo un prodotto per volta. Adesso la metto qui, così pesco. Allora, vado da questo perché era nell'Oblò e immagino di sapere cos'è. Esatto, queste sono le carte da origami che sono di varie fantasie, sì. Io ce le ho già, le fantasie sono queste. Io ce le ho già, sempre trovate in una box. E quindi queste le do a mia mamma direttamente. Penso che le servano. Se non le servono, le uso io, non c'è problema. Allora, poi andiamo avanti. Qui una cosa piccina. Qui cade tutto. Ok. Cos'è? Costruisci build italiano. Costruisci il tuo animale. No, vabbè, nella pallina. No, ci fermiamo subito. È chiusa con lo scotch. Bella per la pallina. E poi che animale costruisco? La facciamo subito. Sembra, sapete quelle che c'erano nelle sorpresine Kinder? Ecco, uguale, anche perché c'è l'animaletto con gli occhietti e adesso lo facciamo, tanto su qualche pezzo. In teoria dovrei ricordarmi come si fa dai tempi delle sorpresine Kinder, però non è detto. Dunque, non deve essere difficile, ma io lo sto rendendo difficile. Allora, se l'animale è fatto così, vorrà dire che l'altro pezzo deve essere fatto così. Allora, 6 ore dopo, sì, ci sono riuscita, eccolo qua. E apre la bocca. Molto carino. Magari la prossima volta le istruzioni, perché davvero non ce lo facevo. 4 pezzi, ma ci ho messo tantissimo a cercare di montarlo. Andiamo avanti perché è meglio. Sento una cosa facile. Oh, che carino! Un bigliettino di quelli con la busta. Bigliettino con il cavallo, sì, esatto, un bigliettino bianco con la busta, ma questi sono sempre utili, quindi va benissimo. Aspettate, lo rimetto via perché sennò sicuramente lo perdo. Andiamo avanti, ci sono ancora delle cose, una grossa e una lunga. Partiamo da questa. Set di contenitori, food container set, ok, ed è set di contenitori per alimenti.
Ma se è come dico io, ah, allora questo è il tappo che si toglie e poi hai vari contenitorini anche di varie misure. Quindi uno, sono tipo a matrioska, quindi dal più piccolo al più grande, ma sono belli. E oltretutto, sinceramente, io so già cosa metterci dentro, cioè non è gli alimenti, ok? Però intanto, secondo me, questo vale. Ah, andiamo a guardare anche quanto vale. Secondo voi questo 3 euro? 3 euro ci sta. 3. E io qua ci metto le polveri per le maschere o per le tinte, così sono anche divise. Ci tolgo questo, ok? Poi le varie jar sono perfette. Perfette, mi piace proprio tanto anche perché sicuramente ci trovo il cosa fare. Non ho finito, però torniamo. No, facciamo alla fine. È un po' che non faccio questi video, si vede. Allora, ultima cosa che è questa perché la sentivo e poi è vuota. Strainer, tisaniera. Italiano, filtro per tè con piattino. Ma come funziona? Cioè, è geniale se capissi come funziona. Piattino, filtro. Oddio. Ma devo filtrare il tè? Cioè, qui. Ah, ma che sema! Questo è per. Intanto, guardate che bellissimo perché ha forma di. Porta tè, bricco del tè. Ecco, questo lo metto nel bicchiere, così sta anche fermo. E poi dopo, qui ci metto le foglie del tè, ci metto l'acqua, farà infuso e il piattino. Il piattino serve per come sgocciolatoio. Non so cosa serve il piattino, però è carina l'idea e soprattutto c'è tutto. Quindi adesso che ho finito la prima box, andiamo a vedere il valore, secondo voi di cosa può essere. Secondo me questo 3 euro ci sta e anche questo 3 euro e ditemi la differenza. Quindi siamo già a 6. Poi 7 il bigliettino, 1 euro. 1 euro l'animaletto che era dentro alla pallina. Quindi siamo a 7-8 e questa carta non so se 1 o 2 euro, quindi 9 o 10 euro. E direi che la box è la mystery box, sì, è ampiamente pagata. E ora mettiamo via tutto, ok? E andiamo con l'altra perché c'è anche quella più leggera. Stesso discorso di prima, la apro e poi sbirciate. Questa colla delle box, ragazzi, è super colla. Sto proprio distruggendo la confezione. Allora, l'ho proprio distrutta. È una super colla o è calata la qualità delle buste? Ma fatto sta che l'ho proprio aperta. Adesso voi, poi io. Ok? Pesco. Prima cosa. No, ma sono occhiali graduati da lettura. No, vabbè. 3,50. Oh, sono un po' grandi per me come gradazione. Io ne ho un po' meno. Vado 1,5, 2. Però sono belli. Sì, effettivamente. Sono troppo per me, però sono belli, sono carinissimi. È vero che da Tiger c'erano, è vero, è vero. E sono anche belli. Peccato che non sono la mia gradazione. Però ci stanno. E 2 euro? 2 o 3 euro? Ah no, andiamo alla fine, scusate, non me lo ricordo mai. Questo è uguale. Beh, giusto, è uguale a quell'altro, ma ci sta. Basta che non sia tutto uguale, ma per adesso è già una cosa diversa. Quindi ci piace. Vediamo. Questo? Sento una cosa. Cos'è? Dai, Iron On?
Toppe termoadesive fai da te, pennarelli inclusi. Ok, mi preoccupa un po' perché è un po' aperta qui, però qui c'è un pezzo di scotch, quindi adesso la guardiamo e guardiamo se è intera. Diciamo che la parte con lo scotch è bella chiusa. Cerchiamo le forbici, che non voglio distruggere tutta la scatola. Tiger, questi scotch dove li trovi? No, perché li voglio anch'io. Allora, ah, ma i pennarelli sono 4 ed effettivamente sono 4. Quindi c'è il verde, giallo, rosso e blu. E poi le toppe, non avevo capito, ma sono da colorare, sono belle. Sono da colorare e poi sono termoadesive. No, vabbè, allora c'è questa. Dovrebbero essere 2, 4, 6, quindi 1, 2, ci sono tutte. Ma che belle! Questo è il like. Sono nello stile delle... Quando c'era quel set, no, quel set, quella collezione con i giochi dei tempi passati. Beh, questo è bello, è proprio bello e soprattutto è completo. Ci piace. Metto qui perché poi dobbiamo guardare il costo. Andiamo avanti. Due cose, una morbida e una dura. Partiamo con la morbida. Cos'è? Ah, un pet toy, un gioco da cani. È bello, ma no, però è bello ed è... Vediamo se dice qualcosa, ma penso che dirà è gioco da cane. Giocattolo per animali. Ok, allora è bello perché è morbido, peluscioso, si sente che dentro ha tipo di quella, non poliesterolo, poliuretano, quella plastica dura. E poi è fatta calcolatrice, quindi c'è proprio anche così oppure così. Ed è fatta a calcolatrice, è bellina. Oddio, ci vuole un animaletto piccolo perché sennò lo distrugge in 2 secondi. Però è delizioso ed è fatto bene. E ora l'ultima cosa che ho detto che è quella dura. E dopodiché, busta vuota. No! Portamatite? Portamonete? Ma è bello, è sempre fatto con il, ricordate il Tetris? Quelli che dovete incastrare tutti, esatto, portamonete. Ah. Ah, può essere, perché è fatto così, è un po' velutino dentro e poi è in similatta, scusate, eh. Anche portaocchiali. E oltretutto io so già che lo userò per gli occhiali. Sì, so già che lo userò per gli occhiali perché ci sta proprio. E allora, questa è finita. Vediamo il prezzo. Andiamo? Secondo voi 2 euro? 2 euro? 2? 2 euro anche questi. Siamo a 4. Secondo me questa è da 2. 6? 7? 2 euro? 9? Secondo me, ho indicato niente? No. Secondo me, intanto per averle prese lo stesso giorno, tranne il bigliettino, sono tutte cose diverse e questo mi strapiace. Ed è poi, sono tutte cose integre e mi strapiace anche questo. Quindi, concludiamo con il... Spero avete avuto un po' di compagnia. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video. Se basta, perché non devo chiedervi niente. No, dell'altra box. Spiegatemi a cosa serve il piattino. Perché l'infusiera ho capito, ma il piattino non ho capito. Però è intero, quindi ci piace. Quando capirò cosa serve il piattino. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!
Ciao!